Finalmente ci siamo, partiamo allora con questa nuova puntata di Mattina 9 proprio dalla cultura. Presentiamo il Premio Napoli il 18 dicembre, assolutamente da seguire, verrà presentata la sua 64esima edizione. Parliamo di narrativa, saggistica, poesia, un premio che coinvolge vecchie e nuove generazioni e soprattutto professionisti e no, perché è una grande occasione per avvicinare anche un po' tutti al mondo della letteratura. Peraltro parliamo di un premio riconosciuto da sempre anche perché coinvolge un po' la popolazione, fa rete con tanti comunicati e comitati anche, circa un'ottantina sul territorio, una giuria molto variegata. Ne parliamo con Domenico Ciruzzi, che è intanto un avvocato e poi presidente della fondazione omonima. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, grazie per l'invito. Ha già detto molto lei. Cioè che il 18 dicembre alle ore 19 al Teatro Mercadante ci sarà la serata finale per proclamare i vincitori. I finalisti, i tre finalisti per ogni sezione, letteratura, poesia e saggistica, vengono scelti da una giuria tecnica da me presieduta. Poi però i vincitori vengono scelti da una giuria di circa 1300 giudici lettori che decreteranno poi la sera del 18 il vincitore finale per ogni sezione. Non solo giudici lettori, ma anche 80 comitati di lettura. Sono 80 comitati di lettura, in tutto sono poi circa 1300 giudici lettori. Che coinvolgono tra l'altro anche gli allievi, quindi delle scuole di Napoli, quindi effettivamente... Esattamente, c'è un rapporto tra il centro, io ricordo che la sede della Fondazione Premio Napoli è a Palazzo Reale, quindi un luogo simbolico, e c'è un rapporto tra il centro e le periferie e viceversa. E questa è una funzione secondo me fondamentale, perché la diffusione della cultura, mai come in questo momento storico, è assolutamente essenziale. Lei parla di luogo simbolico, ma io ci aggiungerei anche confortevole, perché è molto bello, insomma, Palazzo Reale di Napoli è una sede che già invoglia, no? In qualche modo a riflettere in questo senso. Peraltro si tratta di un premio che esiste da tantissimi anni ed è storicamente il primo indetto da un ente pubblico che coinvolge così tanta gente. Esattamente, dal 1954 presidenti sono stati Sergio Zavoli, Antonio Ghirelli, Ermanno Rea, voglio dire, è un premio sicuramente prestigioso. Stiamo cercando di renderlo non solo una vetrina letteraria, che è sicuramente importante, ma anche lo è stato da sempre, ma ancora di più stiamo cercando questo rapporto con le periferie, con il mondo anche dei detenuti. Già da alcuni anni Gabriele Frasca, Silvio Perrella, altri miei predecessori hanno iniziato questo percorso, a mio parere essenziale, perché... La lettura in questi casi, ecco, lei ha parlato anche di un evento che coinvolge i detenuti, ecco, quanto possono i detenuti essere beneficiati e aiutati dalla lettura? Qual è tutto connesso alle possibilità, alle chance di reinserimento sociale. È evidente che una crescita culturale allontana anche dal crimine, questo mi sembra evidente. È evidente anche però che non devono essere soltanto delle situazioni occasionali, ma dovrebbe esserci un investimento in questo tipo di che non si fermi solo in questo momento, nel senso che la cultura deve crescere. No, la cultura mai come in questo momento viene ritenuta un optional, un dessert. In tempi di crisi può essere tagliata e questo è un errore gravissimo. Prima abbiamo parlato dei comitati di lettura. Ecco, qual è la funzione, l'attività di un comitato? Come si svolge, ecco, il loro modus operandi? I comitati con un coordinatore leggono, ricevono questi libri per ogni sezione e poi ne discutono tra di loro, incontrano i finalisti prima della serata finale e poi votano e quindi partecipano alla creazione del premio letterario. Faccio presente che è uno dei pochi premi pubblici, perché i premi anche più noti, Strega ed altri, sono premi comunque gestiti da privati, quindi qui dovrebbe esserci una garanzia di c'è sicuramente anche in quegli altri questo premi, però... Il più antico d'Italia da questo punto di vista, perché come premio pubblico, insomma, si ricorda soltanto questo.
in Italia di così lunga durata. Io con lei mi concentrerei anche su un aspetto importante, l'abbiamo già annunciato in apertura, il fatto di fare rete, cioè di coinvolgere non soltanto i comitati, ma di coinvolgere proprio la popolazione, non soltanto entro i confini partenopei, ma anche oltre. Questo è un aspetto importante anche perché oltre. Tende a... Io penso che tra l'altro sia necessario in per tutto, ma in particolare forse per il Meridione. Perché si devono creare delle sinergie tra gli enti, tra i presidi culturali e si deve creare un'armonia complessiva per la crescita e non farsi dividere da piccole gelosie. E noi stiamo cercando faticosamente, ma devo dire con profitto, di creare questo laboratorio permanente a Palazzo Reale. Cioè, tutti possono fare riferimento alla Fondazione Premio Napoli per iniziative, presentazioni di libri, è ovvio che ci sarà una selezione. Una selezione però sappiamo certo. Che ci sono dei finalisti, ci sono già 9 finalisti, 3 per ogni categoria e quindi ci sarà sicuramente poi il vincitore finale, però cerchiamo anche di comprenderle queste categorie, 3 quali nello specifico? Sono narrativa, sì. Saggistica e poesia. Io le faccio presente che... normalmente si criticano le nuove generazioni che e invece dire, diamo anche una no, invece io dico che oggi le nuove generazioni lode. Hanno maggiori difficoltà, cioè noi eravamo, quelli della mia generazione, sicuramente più facilitati verso la lettura perché non avevamo tanti anestetici quali per esempio un divano televisivo, ora non vorrei in questa sede perché come lei sa si è più passivi nel momento in cui, mentre invece leggere significa impegnarsi e però a differenza forse della visione televisiva è meno immediato, quindi ci vuole si vivono più vite perché se uno legge 50 libri vive 50 esperienze di vite diverse, quindi è un arricchimento importante. Lo diceva anche un certo Umberto Eco questa. Esattamente. Peraltro io direi di approfondirci un po' su questo aspetto perché prima a telecamere spente abbiamo proprio parlato di questa storia del ricambio generazionale che in realtà stenta a concretizzarsi in Italia, non soltanto dal punto di vista proprio dello studio ma proprio nell'inserimento, no, del mondo del lavoro. Lei che cosa ne pensa di questo? Cioè su questa, di questa un po' arretratezza che l'Italia purtroppo subisce, patisce? Io dico innanzitutto che non bisogna mitizzare soltanto il passato, perché nel passato ci sono state molte luci ma anche molte ombre, e altrimenti non ci troveremmo in crisi, no? Una crisi che attraversa la società. Quindi io non penso che compito delle persone più anziane, più sagge, e non sia quello di atterrire i giovani, le nuove generazioni, parlando di un passato che è sempre mitico, ma di essere più saggi, di incoraggiare le nuove generazioni. Ma era così mitico. Che poi infatti, bravo Claudio, era così mitico, perché poi anche in quel periodo magari c'erano i critici che valutavano quel passato, in realtà il tempo presente di allora, non positivo, quindi in realtà ogni epoca conserva le sue critiche e poi col senno del poi si valutano tutti i pregi. Mentre invece se si mitizza eccessivamente il passato, non si incoraggiano i giovani al futuro e quindi poi insomma diciamo le generazioni più anziane per carità le competenze, le professionalità sono assolutamente importanti però ecco però tessiamo anche un po' le lodi però dei ragazzi. Queste competenze e queste professionalità devono accompagnare lo sviluppo delle nuove generazioni, non sostituirsi, non ad esse, sostituirsi no, ed esatto. impedire la crescita delle ed nuove ed integrare generazioni. Poi tutte le innovazioni purtroppo del momento. Questa è una malattia tipica un po' italiana. No? Senta, le posso chiedere perché è escluso il romanzo da questa celebrazione? No. Perché c'è saggistica, poesia narrativa. E narrativa. C'è la narrativa, quindi il romanzo. E quindi il romanzo, però è una narrativa diciamo più di natura un po' diversa rispetto ai canoni diciamo all'interno di questo premio. No, io direi che il romanzo, poi per esempio come è capitato quest'anno, lei si riferisce forse ai romanzi di quest'anno, esatto. Noi non facciamo nomi, però in questo momento è vero che c'è qualche romanzo che sconfina un po' nella saggistica, ecco, in questo senso. Però, per esempio, l'anno scorso ha vinto Donatella di Pietrantonio con L'Arminuta ed era un romanzo, tra l'altro, bellissimo, che ha incontrato il favore del pubblico. E... anche la scrittura è in evoluzione, comunque. Certamente. E anche la saggistica di quest'anno, per la verità, riserva delle sorprese. Riserva delle sorprese perché la saggistica è quella che insomma mette proprio a paragone il passato
quella con cui ci si confronta maggiormente col passato. Sì, non solo il passato, la saggistica. Non solo il passato, cioè analizza anche il presente, perché poi il passato ci serve per capire il presente e individuare il futuro, insomma, no? Senta, la letteratura servirebbe anche a chi, insomma, governa un po' oggi, alle nostre istituzioni, a chi le presidia un po'? Io direi proprio di sì, direi che... Facciamo un po' di polemica. Perché la letteratura è una sonda che scruta l'animo umano, che fa aumentare le esperienze, l'intelletto. Senza cultura, francamente, non è che non si può governare soltanto... tante altre cose. Viva la cultura. Credo che la cultura la politica essere... la osserva oggi? La cultura, la letteratura? Guardi, non mi sembra, francamente, perché come le dicevo prima viene ritenuto un optional che può essere tagliato, anche rispetto al problema della sicurezza di cui tanto si parla oggi, magari anche in maniera enfatica. Devo dire che la sicurezza la si acquista anche facendo crescere culturalmente la popolazione, certo, soprattutto attraverso questa crescita. E allora non si capisce per quale motivo gli investimenti nella cultura, nel teatro, nel cinema... Anche nel teatro. Ecco, perché non si investe, secondo lei? Perché le misure restrittive sono ovviamente perché fondamentali. Perché c'è poco consenso, probabilmente, sa? Su questo tipo di investimento e si sbaglia grandemente, perché la crescita della democrazia avviene attraverso la crescita culturale dei cittadini. E il sapere. Un po' la prevenzione. Sì, no, esatto. Grazie. Noi invitiamo i nostri telespettatori per questa serata finale che avverrà, lo ricordiamo, il 18 dicembre al Teatro Mercadante di Napoli. Certo, ovviamente siete invitati. Grazie, grazie davvero e complimenti per questa iniziativa. Grazie Presidente. Continuiamo dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.